Ragione o sentimento, testa o pancia, che cosa ci guiderà alle elezioni, in realtà al referendum, al voto comunque del 4 di dicembre? Non è facile da dire perché le acque si agitano sempre di più, le polemiche si gonfiano in questi giorni e poi si aprono inchieste. Il nostro ospite questa mattina è il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ciao Buongiorno, buongiorno Massimo. Laura, buongiorno, buongiorno. buongiorno Di Maio. Dunque, inchieste, parliamo di quelle del Movimento. Se n'è aperta una a Palermo sulle firme che riguardavano le elezioni comunali del 2012, ieri un'altra indagine a Bologna per le regionali del 2014. Appunto, non si capisce se queste firme siano state falsificate, se siano state utilizzate in modo improprio. Comunque si appanna l'immagine del Movimento. Legalità, trasparenza sono le vostre parole d'ordine, no? E soprattutto noi abbiamo sempre ripudiato quell'atteggiamento dei partiti di aspettare il terzo grado di giudizio e lasciare persone che magari avevano condanne anche importanti all'interno dei partiti finché non arrivasse il terzo grado di giudizio. Noi abbiamo sempre avuto un altro approccio: quando ci sono le persone che sbagliano o quando c'è un'inchiesta che magari può mettere in dubbio l'onorabilità del Movimento 5 Stelle, la correttezza del Movimento 5 Stelle, noi agiamo prima ancora che arrivino le sentenze passate in giudicato. E infatti, sia su Palermo sia sulla questione di Bologna, abbiamo chiesto a Palermo che si autosospendessero i coinvolti. Questo non significa che siano colpevoli, però è giusto aspettare dalla magistratura la verità su quella vicenda, che ha delle evidenze che abbiamo visto tutti ormai da un mese a questa parte in alcuni servizi televisivi, e poi deve avere delle certezze che ci daranno i magistrati. A Bologna addirittura il nostro consigliere comunale coinvolto ha detto che sono disposto a sospendermi in attesa che ci sia almeno un interrogatorio, un registro degli indagati. Però scusi, voi l'avete chiesto, ma non sembra siano tutti disponibili a farlo, perché per quanto riguarda Palermo ci sono 10 indagati, tra questi due parlamentari, e questi due parlamentari non si sono autosospesi. La richiesta nostra era molto semplice, cioè del garante del Movimento 5 Stelle. Qualora aveste notizia di essere indagati, perché il registro degli indagati a Palermo non è ancora pubblico, allora vi chiediamo di autosospendervi. Speriamo che la pubblicità del registro degli indagati ci sia il prima possibile, in modo tale da verificare la loro presenza. Per ora abbiamo notizie di stampa su questo. Voglio dire questo perché? Perché noi abbiamo agito quando abbiamo conosciuto questa indagine, abbiamo saputo di questa indagine. Addirittura c'è una nostra consigliera regionale che è andata a collaborare con i giudici, ha detto chiaramente, si è autoaccusata da quello che sappiamo. Dall'altra parte, in queste ore, c'è il mio presidente della regione, Vincenzo De Luca, su cui la Procura di Napoli ha aperto già un fascicolo e un Su altro. base di un vostro esposto. No, un altro. Io leggevo stamattina dal vostro giornale che sono Sì, due sono due, fascicoli. sì. Uno è un fascicolo aperto dalla Procura, un altro si aprirà sulla base del nostro esposto e poi c'è la Commissione Antimafia che ha chiesto gli atti alla Procura di Napoli perché incitava diversi sindaci campani a fare voto di scambio per prendere i voti del sì al referendum. Che cosa ha fatto il PD a De Luca? Lo ha promosso a commissario della sanità campana stanotte, approvando un emendamento che consentirà a De Luca non solo di fare il presidente della regione, non solo se passa il sì di fare il senatore con l'immunità parlamentare, ma anche il commissario della sanità, una sanità che è stata sfasciata in Campania proprio per questo atteggiamento della politica che voleva mettere le mani su un servizio essenziale che doveva garantire il diritto alla salute ai cittadini, invece ha garantito poltrone e appalti alla politica in tutti questi anni. Questo è vero, io ho anche scritto oggi sul caso De Luca, che indubbiamente è una cosa abbastanza imbarazzante per il Partito Democratico che si candida, soprattutto con Renzi, a rappresentare un modo nuovo, diverso di fare politica. Però anche per voi, onorevole Di Maio, c'è una grande mucca in corridoio, per usare una formula bersaniana, perché intanto è quello che diceva Laura, e oggi anche questo sui giornali viene fuori, no? Cioè voi dite noi interveniamo prima. Avete fatto una serie di richieste di autosospensione che però non si sono realizzate. Cioè, la sensazione che da Roma si esiga un certo tipo di comportamento e poi sui territori invece i vostri non si adeguano. Tant'è vero che proprio oggi nei retroscena si scrive: quando c'era Casaleggio, Gian Roberto, forse questi qui non si sarebbero neanche permessi di aspettare l'autosospensione, l'avrebbero fatta subito.
E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto poi che vorrei mettere in evidenza è proprio questo, cioè si ha ogni volta la sensazione, perché adesso i casi sono un po' numerosi, diciamo, questo vi dovrebbe un po' preoccupare, no? Dalla vicenda della Muraro a Roma, Pizzarotti a Parma, sappiamo come è andato a finire, poi c'è Nogarin, adesso c'è Palermo, poi si aggiunge Bologna. Ogni volta non c'è una prassi riconosciuta che funziona sempre e che è uguale per tutti, ma di volta in volta si cambia atteggiamento, non si prendono provvedimenti in qualche caso, in altri si arriva al provvedimento più estremo. Nel caso di Palermo e Bologna si rimane un po' No, nel ma vago. guardi, C'è una Bologna, regola, fissate una regola che Bologna vale no, non si può sempre. dire che siamo rimasti nel vago perché addirittura, e io lo ringrazio, Marco Piazza ha già dato Ma disponibilità a sospendersi dal non si è movimento. sospeso, ha dato Può disponibilità. sapere se è iscritto nel registro degli indagati? Perché guardate, noi qui siamo ancora alla fase precedente, sia nel caso di Palermo che nel caso di Bologna che è ancora, è ancora in una fase precedente. Coloro che oggi sarebbero coinvolti in questa storia possono almeno capire se sono iscritti nel Quindi il registro degli discrimine è quello, indagati. essere iscritti o No, meno al registro non c'è un degli discrimine. Noi indagati? l'abbiamo sempre detto. Quando ci sono delle indagini per atto dovuto, l'abbiamo detto in passato, noi non abbiamo mai chiesto quando c'è un'indagine per atto dovuto su un sindaco del PD, le dimissioni di un sindaco del PD. Ma lei mi dice, sembra che si analizzino le situazioni in maniera differente, perché non sono situazioni uguali. Anche Bologna e Palermo, a quanto ho capito da quello che ho potuto leggere, aspettiamo anche le carte dell'inchiesta, non per decidere, ma per capirci ancora meglio. Bologna sembra che ci siano firme vere, solo che sembra che siano state prese in un luogo diverso da Diverso dove da si dovevano quello, sì. prendere. Nel caso di Palermo, invece, abbiamo visto anche attraverso alcune trasmissioni TV che il confronto, c'erano persone che disconoscevano la loro firma. Ma Persino il anche genero di Borsellino. vediamo, vediamo, ma io non la sto Sono cose minimizzando, non la gravi, eh. sto minimizzando, dico soltanto che nel Movimento 5 Stelle esiste un meccanismo interno che non fa sconti a nessuno. Dall'altra parte, quelli coinvolti anche in atteggiamenti più gravi, perché un presidente di regione che incita al voto di scambio per portare i voti al sì, perché evidentemente non sanno portare i voti al sì parlando della Però riforma, non è è indagato neanche De vergognoso. Luca, seguendo il vostro È stato aperto un ragionamento. fascicolo, è stato aperto un Allo fascicolo. stato Le voglio attuale, chiedere, lo dite vediamo. voi Sì, stamattina, no, lo però dite voi stamattina, la procura ancora però le non lo ha voglio dire una cosa, confermato. sulla questione di De Luca, lì io mi sarei aspettato dal Partito Democratico, prima di tutto, una sanzione interna per un comportamento immorale. Invece, evidentemente, a Renzi fa piacere, gli fa comodo che De Luca gli procuri voti con questi comportamenti abbastanza immorali che avrebbero destato scandalo. Io non ci sto in questo momento a sentir dire che il Movimento 5 Stelle non prende provvedimenti, perché se c'è una cosa nel Movimento 5 Stelle che abbiamo sempre detto, noi ci diamo delle regole e vogliamo portarle avanti. È chiaro che ogni caso si presenta in maniera differente, e anche allora tra Nogarin e Pizzarotti, Nogarin aveva detto di aver ricevuto un avviso di garanzia, Pizzarotti non lo aveva fatto, e questo poi fu il Beh, discrimine però che ci per quanto portò. riguarda Roma, Muraro sapeva che ci Sì, fosse un'inchiesta, lo diciamo. sapeva anche lei. Esatto, Sì, era sì, sì, arrivata sì, anche sì. lei questa comunicazione, poi ha raccontato che non aveva capito, valutato la mail con la quale le Certo. veniva data questa notizia, però anche lei lo sapeva la sindaca Virginia Raggi e non è stato detto. Non solo, non è accaduto nulla, no? A Roma In tutto va questo avanti. momento sulla Muraro noi stiamo aspettando ancora un avviso di garanzia. Cioè, come abbiamo detto all'inizio, non abbiamo notizie, io non ho notizie in questo momento, che ci siano delle carte per poter capire quale sia la gravità della situazione. E questo l'abbiamo sempre L'avviso detto. di garanzia c'è, non sapete qual è la gravità e l'entità del fatto, ma l'avviso di Noi garanzia avevamo il c'è. 335, Sì, quella storia delle mail ok. si riferiva al 335, che era una fase Sì, ancora sì, precedente sì. all'avviso di garanzia. Io faccio presente che negli altri partiti si fa carriera con le condanne in primo grado e in secondo grado, e questo non può essere assolutamente Ma voi siete paragonato. diversi E però. infatti le sto dicendo come agiamo diversamente, Ma le stiamo. perché a Palermo, così come appunto stiamo raccontando anche altrove, può essere capitato quello che appare al momento, quello che sembra sia capitato per inesperienza, perché non avete scelto bene le Guardi, persone, però certo questo ormai io non lo anche il so. fatto che siate inesperti non è più spendibile come carta dal Ma lei punto di sta vista attualizzando una politico. vicenda del 2012. Nel 2012 eravamo, mi pare, al 3%, al Eravate ancora 4%. dilettanti, come dice No, Grillo. non voglio dire questo. Io semplicemente dico che non si può dire
È scoppiato lo scandalo adesso, quindi oggi voi siete degli incompetenti. Questa è una storia che riguarda il 2012, quando nel Comune di Palermo, tra l'altro, non abbiamo eletto nessuno con quella lista. Ricordiamocelo sempre. Quelle firme che sostenevano quella lista a Palermo non Oltretutto è hanno mai stato eletto anche inutile, nessuno. diciamo. No, non no, ma per carità. Poi saranno i magistrati a decidere che cosa. Rimaniamo su questa faccenda. Vi Luca le vedo molto chiede, interessati a questa faccenda. no, era certo, ma dovevo partire sono dall'attualità, gli poi italiani ad no, essere interessati prego, prego. oltretutto. E poi scrive un suo simpatizzante adesso, quindi. Sì. Sono un vostro simpatizzante siciliano, costretto ad emigrare all'estero per trovare lavoro 12 anni fa. Fortunatamente oggi ho una mia posizione che sicuramente in Italia con il clientelismo non avrei mai potuto occupare. Seguo la politica italiana da qui costantemente e vi ammiro per quello che fate. Però mi piacerebbe farti, il da del tu, una domanda riguardante la mia città, appunto Palermo. Essendo una città molto difficile dal punto di vista della mentalità, non sarebbe il caso, in questo come in altre un po' particolari, di fare un processo di selezione più accurato, non soltanto guardando il certificato penale delle persone, per scegliere quanti ci devono rappresentare come movimento, ricordando che noi dovremmo essere differenti dai vecchi politici, ad esempio creando la figura dei delegati regionali che si occupino solo di questo. Guardi, il dibattito nel Movimento 5 Stelle sulla storia di creare una struttura, non creare una struttura, è un dibattito che c'è sempre stato. Non dico che ne abbiamo discusso con Grillo o con Casaleggio in passato, dico soltanto che lo sento a volte questo argomento quando si partecipa ad eventi sul territorio. Noi abbiamo sempre rinunciato ad avere strutture territoriali perché quella figura del delegato regionale può andar bene. Perché magari viene individuata la persona che può essere un collante per il territorio, un bravo organizzatore, ma può anche andare male e ti espone al rischio di avere in quei ruoli persone ancora più divisive, ancora più magari legate a vecchie dinamiche dei partiti che noi non abbiamo mai voluto importare nel movimento. Quindi il concetto è: il movimento ha sempre avuto una struttura fluida sul territorio, che anche quella si prende i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, ma con l'obiettivo di permettere sempre a chi entrava di poter partecipare liberamente alla vita dei nostri gruppi territoriali e anche di proporsi poi in eventuali liste per candidarsi. Questa è sempre stata la nostra forza. La selezione deve essere fatta meglio. Io credo che come cresca la cittadinanza italiana, così crescerà anche il Movimento 5 Stelle, perché sono osmotici, non abbiamo una serie di processi interni che creano degli argini, proprio non perché non abbiamo una struttura. Quindi chi vuole venirci a dare una mano, chi pensa che si debba dare una forza in più al movimento, di dare più energie e più competenze, venga a darci una mano. Questo solo chiediamo, perché ci sono spazi per tutti e opportunità per tutti per cambiare questo paese, perché poi l'obiettivo non è cambiare il movimento, l'obiettivo è cambiare il paese attraverso una forza politica come la nostra. Però l'ultima cosa, io poi credo forse converrà cominciare a parlare anche di referendum. Beh, Grillo ha detto che il direttorio non esiste più. È vero? Si è certo. smembrata la struttura. Non si è. Chi comanda oggi nel Movimento 5 Allora, Stelle? io Nessuno. penso che lei sappia bene che il Movimento 5 Stelle non abbia mai avuto, nel movimento il direttorio non abbia mai avuto un ruolo di comando. Noi siamo Diciamo nati, quantomeno se di si ricorda, coordinamento, come possiamo esatto, definirlo? questo è un altro concetto, cioè il coordinamento di tutte le parti di un movimento che oggi è la prima forza politica del paese. Abbiamo 37 sindaci, 100 consiglieri regionali, 17 Adesso quindi non europarlamentari. coordina più Adesso nessuno. siamo molti di più. Cioè, solo io che mi occupo di enti locali e che facevo parte prima del cosiddetto direttorio, oggi siamo in quattro che si occupano degli enti locali, insieme a Bonafede, Fraccaro e Cancelleri. Allo stesso modo sui meetup, allo stesso modo sui rapporti con le imprese. Quella che era una struttura organizzativa di coordinamento interno di 5 persone nata a novembre del 2014, in un momento anche di difficoltà, adesso è molto più grande, non ha più ragione di esistere un gruppo di 5 persone perché siamo molti di più. Ma ci tengo a dire, non abbiamo mai preso decisioni politiche. Le decisioni politiche, per esempio, in questo momento le stanno prendendo i miei colleghi della Commissione Finanze e Bilancio che stanno discutendo la legge di bilancio alla Camera dei Deputati. Sto guardando quelle che possono essere, ma questa potrebbe forse andare al momento anche se sfiora il referendum. Michele da Verona, non pensa che se vincerà il no, come tutti speriamo, sia il caso di farla davvero la cozzaglia di cui parla Renzi? Cioè allearsi con le altre forze della sinistra, Rifondazione, del centro-sinistra, D'Alema e Bersani, con le altre forze della sinistra, adesso anche questo andrebbe specificato forse qualcosa, comunque per guidare il paese. Da solo il Movimento 5 Stelle non ce la farà mai.
Quindi immagino che questa domanda si riferisca a prossime elezioni politiche, perché Esatto, Rifondazione, D'Alema, queste persone ad non uno sono in scenario che Parlamento oggi. segue il voto del 4 di dicembre, evidentemente vince il no, evidentemente bisogna allearsi con qualcuno. Si va a votare, verosimilmente si farà una legge Io voglio elettorale che ci dire due consenta di andare al voto cose. e poi dopo voi con chi vi presentate? Da soli? In quest'ottica, la prima cosa che possiamo dire è che questi potrebbero essere gli ultimi 10 giorni del governo Renzi in Italia. Se dovesse vincere il no, anche come ha fatto trasparire il Presidente del Consiglio, potrebbe non esserci più il governo Renzi, non ci sarà l'Apocalisse, semplicemente perché ci sarà il Presidente della Repubblica Mattarella, che è la carica di garanzia che la nostra Costituzione individua nel momento in cui un governo è dimissionario. Spero si possa andare il prima possibile a nuove elezioni e se si dovesse andare a nuove elezioni, tutti sappiano sin da ora che il Movimento 5 Stelle non farà alleanze, andrà da solo e credo che potrà governare questo paese semplicemente perché 2 anni fa eravamo al 15% e nessuno avrebbe mai scommesso che oggi il Movimento 5 Stelle potesse essere al 30% e possiamo anche ambire a governare questo paese, non col 51%, perché anche il nostro modello di legge Poi io volevo elettorale chiedere è una legge questo. elettorale proporzionale con correttivi maggioritari. Significa che se hai una cospicua maggioranza del paese, una cospicua parte del paese, il 40% dei votanti, puoi raggiungere il 51-52% dei Quindi c'è seggi. un problema di maggioranza anche nel Non vostro c'è un problema di schema. maggioranza, è che siccome i collegi sono piccoli e ci sono le soglie di Sì. sbarramento, nell'attribuzione finale puoi arrivare al Però 51-52 e puntate quindi al a governare. 40%, quindi avete No, le forti sto ambizioni. dicendo qual è la soglia minima, Sì, perché l'altro capito. punto qual era invece? Che abbiamo leggi elettorali oggi sotto giudizio della Corte Costituzionale che danno il 55% anche a chi prende il 25% dei Certo, al voti. ballottaggio sì. E questo ormai lo dice anche il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, in varie interviste anche al vostro quotidiano, se non sbaglio. Però ecco, chiariamo i passaggi, no? Perché lei li ha riassunti molto velocemente. Quindi, se vince il no, Renzi si deve dimettere. Sicuramente dopo aver detto mi gioco tutto, dopo aver No, ma lasci detto stare non quello che ha sono detto nella lui, partita, secondo aspetti, voi. secondo me i cittadini italiani dovranno far mantenere la promessa a Matteo Quindi lui Renzi, si deve quella di dimettere. tornarsene a E a casa. quel punto dovrà nascere un altro governo che porterà, che farà da un lato Questo la legge di stabilità, dall'altro lato, perché quella va approvata, se no veramente scatta la procedura di infrazione europea, e dall'altro lato la riforma lo della legge deciderà. elettorale, no? Ovviamente, Giusto? questi sono step che indicherà il Presidente della Repubblica. Potrebbe anche Ma però dire, a me interessa, ecco, interessa il vostro schema, dal qual mio è? punto di vista, semplicemente, se la legge di stabilità si deve approvare, la legge di bilancio la approva il Parlamento, che è in condizione di approvarla, anche se Renzi va al Quirinale in quel momento e dice io mi dimetterò tra 5 giorni. Sì. Il Parlamento la può approvare. Il Presidente della Repubblica potrebbe chiedere, dovete fare una nuova legge elettorale. Noi chiederemmo al Questo per Presidente. forza, no? Perché Noi, l'Italicum sì, non ci certo, sarebbe più a quel ovviamente. punto. Oggi Camera e Senato sono attrezzate per andare al voto, con leggi elettorali differenti, ma sono attrezzate. Può essere che il Presidente della Repubblica possa chiedere di fare una nuova legge elettorale. Noi la In quel nostra caso, l'abbiamo, noi la nostra l'abbiamo, ecco, ma lì ci non vorrà un siamo governo disposti. però No, che perché non serve anche un governo. il Parlamento è attrezzato per approvare una legge elettorale con un governo in carica per gli affari Quindi correnti. rimarrebbe Renzi per gli Per gli affari affari correnti correnti. significa che non può fare danni, cioè non può fare nuove leggi Sì, o ho capito. provvedimenti che non siano l'ordinaria amministrazione. Quindi anche una garanzia, perché il Parlamento approverebbe, avrebbe come mission solo quella di approvare la legge elettorale e poi si va a votare. Io dico soltanto una cosa, il centrodestra ha fatto una legge, il Porcellum, e gliel'hanno bocciata dalla Corte Costituzionale. L'Italicum è sotto giudizio della Corte Costituzionale, loro lo vogliono modificare, adesso tocca a noi fare una legge elettorale. Quindi la domanda, secondo me, che tutti dovremmo fare agli altri partiti è, siete disponibili ad approvare la legge del Movimento 5 Stelle dopo che ne avete sbagliate due negli ultimi 10 anni? Capito. Dunque, Nino da Pescara, se dovesse vincere il no al referendum, come io mi auguro, pur non essendo un vostro elettore, ritengo che il tema delle riforme non debba essere accantonato. Può dirmi a grandi linee quali priorità e proposte avete come Movimento 5 Stelle, sia nel merito delle modifiche che nelle modalità che consentono di arrivare a un risultato in maniera democratica e più possibile condivisa? Semplicemente mi fa piacere prima di tutto una cosa, che chi ci fa questa domanda e dice di sostenere il no non sia un elettore del movimento, semplicemente perché in questo momento storico si tende ad identificare il fronte del no con i partiti che sono schierati col no, ma il fronte è molto più ampio, è anche di cittadini che magari non votano nessuno dei partiti o delle forze politiche schierate per il no. Questo è molto importante, magari ci sono iscritti all'AMPI che non vota nessuno dei partiti che sostengono questo no.
però sono schierati col no. Quindi quando si parla di fronte del no, pensiamo ai milioni di cittadini che non sono d'accordo con questa riforma. Riforma può significare tante cose. Io immagino che chi abbia fatto la domanda parli delle nostre priorità di riforma Sì. costituzionale, perché poi ci sono tante riforme da fare con legge No, 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 ordinaria no, sulla stiamo parlando burocrazia e adesso così del via. Noi referendum, abbiamo tre quindi. obiettivi. Uno, l'obiettivo generale quando si riforma la Costituzione per noi è rigenerare una classe politica, perché il problema in questo paese è l'atteggiamento di arroganza e impunità che ha la classe politica. Anche su questo c'è molto da dire, nel senso come si rigenera una Secondo classe me con politica? Quali regole sono le qualità, ci devono essere e le priorità? delle regole certe che non consentano oggi più a chi entra in politica di pensare di restarci tutta la vita per garantirsi un'immunità parlamentare e potersi vendere al miglior offerente. I tre asset sono questi: limite di mandati a chi viene eletto nelle istituzioni. Noi abbiamo un massimo di due mandati, non per legge, ce lo siamo dati come E quello codice. potrebbe essere un Quello è parametro, un due mandati. parametro. Due, abolizione dell'immunità parlamentare, non dell'insindacabilità sui voti espressi e le opinioni. Quello è un tema che Sì. deve garantire una libertà a chi vota in Parlamento e chi si esprime, ma l'immunità per l'arresto deve cessare. E terzo, porre un limite all'assenza di vincolo di mandato. Nel 163 della Costituzione del Portogallo c'è scritto che se un parlamentare viene eletto in Parlamento e cambia partito, è un suo diritto, ma torna a casa. Noi siamo per l'introduzione di strumenti come il recall. Se uno cambia partito, deve poter essere messo in discussione nel suo collegio e i cittadini devono ridargli la fiducia. Perché? Perché se non avessimo avuto i cambi di casacca in tutti questi anni, noi oggi non saremmo la legislatura col più alto numero di cambi Questo di non c'è casacca della dubbio, storia della oltre Repubblica. 300, quanti Senza i sono? cambi di casacca, no? Oggi non avremo la legge Fornero, Jobs Act, la buona scuola, lo voglio dire a tante persone che magari non ci votano. Senza i cambi di casacca non si sarebbe annacquata la legge anticorruzione o bloccata la legge sulla prescrizione che è bloccata in Senato perché Denis Verdini e Angelino Alfano dovevano votare questa riforma. Quindi i cambi di casacca hanno stravolto la storia del nostro Senta, al paese. di là di questi aspetti tecnici, però c'è un tema politico sul quale proprio il presidente Mattarella ieri ha avuto un incontro anche con Renzi, lo raccontiamo oggi sul nostro giornale. I toni di questa campagna elettorale. Io non mi scandalizzo perché quando c'è una campagna elettorale è chiaro che i toni si infiammano per definizione, si fa spesso il raffronto con quello che è accaduto negli Stati Uniti con l'elezione di Trump e poi Però si anche con andava la pure alla Casa Brexit. Bianca, Sì, insomma. però ormai diciamo, queste elezioni hanno preso, questo referendum ha preso diciamo, un significato che è quasi uguale a quello delle elezioni politiche. Però a questo proposito, anche se non ci scandalizziamo, ma può Grillo dire impunemente, non perché sia un reato, ma impunemente dal punto di vista politico-morale, che Renzi è come una scrofa ferita. Ecco, io le chiedo da questo punto di vista, lo so che lei è un moderato, tra virgolette, ma il vostro leader, non sarà il caso che cominci ad adottare anche un linguaggio un po' diverso? Perché capisco che il Vaffa è stato, diciamo, il manifesto fondativo del grillismo, Vi posso dire però una cosa? forse bisogna fare un salto di Voi qualità da Beppe questo Grillo lo punto di vista. conoscete da più tempo di me, perché avete magari più anni di me e Beppe Grillo già era in scena, era già sulla scena Sì. non politica ma dei media italiani. È sempre stato così, non c'è una strategia. L'importante per me è che resti se stesso come Luigi Di Maio resti se stesso Sì, e però ognuno di bisogna noi capire se resti se politicamente vi stesso. I riconoscete toni di anche in questa questo campagna, i toni di linguaggio. questa Lei non campagna, l'avrebbe mai detto come, questo. perché voi vi sareste meravigliati, semplicemente perché la mia personalità non mi porta a dire questa cosa. Ma voglio dire anche un'altra cosa: dall'altra parte c'è il Presidente del Consiglio che definisce Parliamo accozzaglia. però adesso di No, voglio dire Grillo. una cosa: definisce accozzaglia tutti quelli Infatti che quello è un votano no. errore, E non è la infatti stessa lui cosa, ha però è un detto che è un errore. Lui errore. si è scusato, Grillo no. Ma i toni di questa campagna sono alti perché su questa riforma costituzionale si stanno dicendo tantissime bugie. Il fatto di dire agli italiani che con questa riforma, se vince il sì, l'Italia sarà più semplice, più veloce e combatterà i costi della politica è una bugia. Se queste bugie le dice il Presidente del Consiglio dei Ministri, i toni salgono per forza. Ma Basta dire che ha detto una bugia, non che è una scrofa ognuno si ferita. assume le proprie responsabilità di quello che dice. E io non devo giudicare per forza tutto quello che si dice in questa campagna. Quello che so io è che questa campagna continuerà a salire di toni finché il Presidente del Consiglio continuerà a mentire sullo stravolgimento di 47 Però, articoli della visto che voi volete Costituzione. cambiare la politica, volete cambiare l'Italia, gli italiani non si meritano un po' di più? Certo, ma la politica e l'Italia non si cambia a parole, si cambia con i fatti. Quello
qui stiamo discutendo da 6 mesi di una riforma costituzionale che dice risparmiate 50 milioni di euro con un referendum che costa 300 milioni di euro e 2 anni di lavoro in Parlamento a 100.000 euro all'ora, decine di milioni di euro. Quando si sta parlando da 6 mesi di questa riforma, io credo che i cittadini che sono lì fuori non stiano capendo niente più di questo dibattito referendario, perché vedono forze politiche che discutono tra di loro, sembra una campagna tra forze politiche, invece tra il no e il sì sulla riforma della Costituzione. Ci sono docenti che hanno già detto che rinunceranno ad insegnare se dovesse passare il sì, perché dovrebbero spiegare ai loro studenti che questa riforma è stata fatta per salvare la Senta, poltrona ai politici. Voglio chiederle una cosa che ha un riferimento con il referendum, ma riguarda sempre gli scenari del dopo. Ne abbiamo già parlato in qualche trasmissione televisiva di queste ultime settimane. C'è un certo allarme relativo ai mercati, l'andamento dello spread, che fa riferimento alla scadenza del 4 dicembre, ma l'anticipa a mio parere, perché diciamo, l'Italia ha una situazione economica complicata, soprattutto il debito pubblico che non riesce a calare, la crescita che non riesce a riprendere, quindi i mercati sono preoccupati essenzialmente di questo. Però la domanda che voglio farle è questa, ammesso e non concesso che vinca il no, si vada allo schema che lei diceva prima, cioè un governo, magari anche questo, che fa soltanto l'ordinaria amministrazione, la riforma della legge elettorale, poi si torna a votare, le ripropongo il tema del nostro rapporto con l'Europa e di quello che dobbiamo fare con l'euro. Perché due questioni, noi restiamo nell'Unione, chiedo lo schema del Movimento 5 Stelle, noi restiamo nell'Unione Europea, ci andiamo a sedere insieme ai 26 che compongono l'Unione Europea nel momento in cui voi doveste governare questo paese, ci andiamo a sedere con i 19 dell'Eurozona, restiamo nell'euro, perché anche l'altro giorno avete, lei proprio mi pare che ha riproposto il tema del referendum, ma dicendo, sull'euro intendo dire, non mi scandalizzerei né se vincesse il sì né se vincesse il no. Qual è la vostra idea? Stiamo nell'Unione Europea oppure facciamo l'Italexit? Stiamo nell'euro o ce ne andiamo? Cosa proponete agli italiani? Semplicemente sull'Unione Europea non abbiamo mai messo in discussione la nostra permanenza, nonostante siamo molto critici nel cambiare alcuni trattati, alcuni altri paesi stanno realizzando quello che noi avevamo chiesto, per esempio il blocco del TTIP con il Nord America ci vede molto favorevoli, perché quello sarebbe stato un trattato che avrebbe colpito il nostro Made in Italy in Italia. Dal punto di vista dell'euro lo abbiamo sempre detto, cioè io non è che riparlo il referendum ogni tanto, quando mi chiedono qual è la vostra posizione sull'euro, dal 2013 noi abbiamo sempre detto, ci hanno portato nell'euro senza decidere, ci hanno detto che avremmo lavorato la metà e guadagnato il doppio, non è andata così, noi non faremo l'errore di dire ai cittadini italiani dobbiamo uscire dall'euro, vogliamo sapere da loro con un referendum consultivo che ha una proposta di legge costituzionale al Senato della Repubblica per istituirlo, cosa vogliono fare? Restare nell'euro oppure no? E voi non avete una linea su questo? Certo, io ho sempre detto che in questo momento... come voterebbe? Io voterei referendum per l'uscita verso un'idea o di euro a due velocità, come ne parla il premio Nobel Stiglitz, oppure se proprio dovessimo essere costretti... La liretta. Tornare alla moneta sovrana. Ma il referendum in questo momento, il referendum, è anche uno strumento di contrattazione su quei tavoli che diceva lei, perché io voglio andarmi a sedere a quei tavoli e parlare del fatto che dobbiamo fare più investimenti in questo paese col deficit e dare più investimenti al paese per ripagare il debito pubblico. Dobbiamo discutere che cosa c'è in quel debito pubblico, dobbiamo discutere delle nostre banche, di una banca pubblica italiana. E poi se ci dovessero essere muri di gomma, è chiaro che noi dovremmo chiedere... Usereste l'arma finale del referendum? Noi dovremmo chiedere ai cittadini italiani che cosa vogliono fare sull'euro. Dunque, siamo più o meno in chiusura e intanto volevo dare una notizia che ci permette anche di tornare sulla vicenda delle autosospensioni, delle inchieste, perché sul blog Beppe Grillo ha proposto 3 nomi per il collegio dei probiviri che saranno coloro che devono in sostanza comminare, no? Le pene, dire sì adesso le sanzioni, esatto, tutte le pene. Beh, dal punto di vista non politico diventa una pena, diventa una pena da quel punto di vista. I nomi che viene a proporre sono Carinelli, Fraccaro, Catalfo, sono 3 parlamentari.
L'altra cosa che si legge è che non si possono assumere incarichi di governo, nel caso si faccia parte di questo collegio. Insomma, evidentemente bisogna che ci sia una struttura che impone a qualcuno, appunto, di sospendersi o di farsi da parte nel Sì, momento questo è in cui. uno step successivo alla votazione che abbiamo fatto sullo statuto e il regolamento, mi pare 15 o 20 giorni fa, sul blog, Domani attraverso i si nostri vota per i iscritti, e provvedimenti, domani giusto? si vota per Su questi ratificare tre quei tre nomi. nomi. Si voterà su internet, Cioè, sul sul col Rousseau, click. sulla nostra piattaforma Rousseau, dove i nostri iscritti sono iscritti con carta d'identità, identità certificata, e potranno votare permettere a queste tre persone di ratificare delle richieste Ma è un buon d'esclusione. sistema questo Beh, è Rousseau, un secondo sistema. lei? Guardi, Non quando rischia di le esporti posso a dire una questi cosa? problemi? Lei Perché mi i dice. criteri di selezione poi diventano abbastanza persino troppo semplici, per cui può passare della gente che non ha. No, io non credo questo, anche perché il movimento ha dimostrato in questi anni di avere persone valide al proprio interno che venivano decise dai nostri iscritti. Poi ci sono, come in tutte le comunità di persone, che sia una bocciofila o sia la prima forza politica del paese, persone meno valide o persone scorrette, e in quel caso l'importante è la reazione della forza politica o nel metterle fuori. Noi non affrontiamo il tema delle sospensioni o autosospensioni per le inchieste, noi l'abbiamo sempre avuto il tema delle espulsioni, di mettere fuori le persone quando non rispettavano le regole del movimento. In questo caso noi ci stiamo adeguando a nuove regole, a nuovi quadri anche che vengono da ordinanze della magistratura che portano ad un'approvazione del nuovo statuto e poi all'approvazione di questi tre nomi. Saranno anche più indice di maggiore democrazia ancora nel Movimento 5 Stelle. Se lei mi dice è il miglior metodo, anche la democrazia non è il miglior metodo per governare il Beh, un paese, altro migliore non l'hanno inventato. ma è forse l'unico che abbiamo in questo momento tra quelli che ci sono, che ci permetta di partecipare il più possibile alla vita politica. Bene, Grazie, ci fermiamo qui. Grazie a grazie a voi. Luigi Di Maio, Grazie, buona giornata. Domani ci ritroviamo Massimo alle 12 con Giorgia Meloni. A presto.